16ª edizione per la biennale festa degli autotrasportatori. Una delle più numerose categorie dell'Asso Artigiani si troverà sabato 26 settembre in fiera a Vicenza a partire dalle 15:30. Molti gli appuntamenti previsti nel corso del pomeriggio e della serata per i titolari delle imprese e per i loro familiari. Sentiamo. Cambia la location, quest'anno Vicenza e non Thiene, ma non cambia l'entusiasmo degli autotrasportatori che sabato 26 settembre si ritroveranno per la loro tradizionale giornata di festa. Un appuntamento molto sentito dalla categoria, che da anni organizza un evento che abbina svago e divertimento, come la tradizionale cena e gli spettacoli, a momenti di confronto sugli aspetti legati all'esercizio dell'attività. Sentiamo Maria Teresa Faresin, presidente degli autotrasportatori dell'Asso Artigiani. Quest'anno abbiamo deciso di farla in modo anche diverso, puntare più che altro sul convegno per tenere aggiornati i nostri trasportatori delle nuove norme che vanno in vigore. Abbiamo due ospiti illustri, il sottosegretario Giacchino e l'avvocato Riguzzi del Ministero delle Infrastrutture, che saranno a disposizione anche per le varie domande che verranno fatte. Quest'anno lo faremo in un modo diverso, anche il posto lo faremo all'Ente Fiere di Vicenza, proprio per dare risalto, diciamo, all'autotrasportatore di per sé e non solamente al camion, cioè visto come mezzo di lavoro, che però gli autotrasportatori devono anche rendersi conto che non c'è solo il camion, ma per restare nel mercato ci vuole anche dell'altro. La festa inizierà alle 15:30, il convegno in particolare si terrà alle ore 16 ed affronterà, come ha ricordato la Presidente Faresin, i recenti provvedimenti contenuti nell'articolo 83 bis, che ha introdotto importantissime novità per il settore, che riguardano i costi minimi, il contratto di trasporto, il sistema sanzionatorio e la fatturazione. Nuove disposizioni destinate ad avere un impatto significativo sul lavoro dell'autotrasportatore.